Siamo negli spogliatoi del Pepe Nucera di Lazzaro, agro del comune di Motta San Giovanni, in compagnia di Nino Nucera, campione degli anni passati. È difficile assistere a una partita con tante occasioni da gol per il Lazzaro, eppure ne abbiamo viste di partite. Guarda, intanto devo fare i complimenti alla Melitese perché ha vinto e ha meritato di vincere, perché 3-1 è un punteggio chiaro, una grande squadra, veramente mi sono piaciuti. Finora è la squadra più forte che io abbia visto e quindi complimenti alla Melitese per quello che ha fatto, ha giocato veramente veramente bene. E poi cosa devo dire del Lazzaro? Devo fare solo i complimenti a questi ragazzi che hanno dato tutto, hanno veramente in 10, perché abbiamo fatto una partita in 10 e credo che l'espulsione non sia stata assolutamente fatta in modo ponderato, perché quella non è assolutamente un'espulsione da fare. Comunque, al netto di questo, devo fare complimenti perché hanno dato tutto, abbiamo creato un sacco di occasioni e quindi veramente complimenti, complimenti alla squadra perché ha dato tutto quello che doveva dare, quindi non c'è nulla da dire, cioè devo fare solo i complimenti alle due squadre perché abbiamo visto veramente una gran bella partita con tantissime azioni da una parte e dell'altra, una partita correttissima e per questo voglio aprire una parentesi per il gesto di grande sportività che ha fatto la squadra avversaria, perché io in 40 anni di calcio non ho mai visto una cosa del genere e quindi merito a tutti i ragazzi, a tutti e 22, merito ai ragazzi di Melito che hanno fatto un gesto veramente molto che lodevole. si vede solo nella Premier League. Io non lo so, io non l'ho visto mai in 40 anni di calcio e quindi veramente devo fare veramente, veramente complimenti perché questa credo che sia stata la cosa più bella dell'intera partita, oltre al grande, come posso dire, al grande agonismo, alla grande correttezza che c'è stata in campo, perché ho visto una partita veramente molto, molto, molto aggressiva, con gente molto determinata, però ho visto veramente grandissima correttezza, veramente, oggi veramente mi sono divertito. È vero che i dirigenti facciano tanti sacrifici fisici, morali, economici, ma certe volte sono ripagati da partite come questa. Sì, veramente, ma io credo che tutto il pubblico oggi si sia divertito perché ha assistito veramente a una gran bella partita. Non c'è nulla da dire, c'è da fare i complimenti alle due squadre, c'è da fare i complimenti a chi ha vinto, perché l'ha vinto assolutamente in modo veramente meritato, e c'è da fare i complimenti anche a Lazzaro che ho visto una squadra, ho visto dei ragazzi veramente che hanno dato proprio l'anima in questa partita e credo si sia visto che tutti l'abbiano visto veramente, quindi complimenti a tutti. Oggi è stata veramente una bella giornata di sport. Certamente nessuno avrebbe potuto gridare allo scandalo se il Lazzaro fosse pervenuto al pareggio. È mancato poco, Il calcio, questo è il bello e il brutto del calcio. Tranquillamente potevamo pareggiare perché negli ultimi minuti abbiamo avuto due occasioni nette proprio di passare in vantaggio, di pareggiare la partita, però insomma poi se non si butta dentro alla fine c'è poco da dire, quindi alla fine il risultato è 3-1 per la squadra ospite, quindi va bene così. C'è tanto spazio per i galletti di primo canto, cari a Cenzino Radella. Ma comunque sì, assolutamente, assolutamente. Oggi ci siamo divertiti, credo tutti. Oggi ci siamo divertiti tutti. Mister Ciccio Enrico, goleador degli anni passati, oggi grande mister sulle varie panchine del Reggino. È un po' deluso del risultato, ma certamente non della partita perché è difficile, veramente ci voleva il pallottoliere vedere una partita con tantissime occasioni da rete. Si vede che il modulo tattico di mister Ciccio Enrico stia dando grandi frutti. Sì, dici giusto, noi abbiamo dato il massimo veramente, i ragazzi non gli posso rimproverare niente, solamente che purtroppo sotto porta non siamo molto cattivi sotto porta, una gran bella partita contro una gran bella squadra, il posto che occupa è meritatamente conquistato, non c'è poco da dire, però noi l'abbiamo avuto subito l'approccio giusto, recriminare non lo so quanto vale, giustamente, perché ogni squadra quando perde ha qualcosa da recriminare, ma io devo dire bravi i miei ragazzi che hanno, nonostante 70, 70, 75 minuti in 10 uomini per tutta la partita contro un Borgo Organico così, non era facile, invece
penso che si è visto che alla fine non sembrava che in campo mancasse l'uomo per noi. E abbiamo avuto le nostre 4-5 palle, ma veramente nette, gol. Non l'abbiamo sfruttato, purtroppo la differenza è stata questa, che il Borgo ha trovato, diciamo, i due gol in modo giusto, ma il terzo a partita conclusa, secondo me, nettamente in fuorigioco, però nel calcio ci sta, quindi prendiamo quello che viene di buono, che è stata la grande prestazione della mia squadra, e elogio tutti i ragazzi, perché eventualmente c'è molto, molto da, ancora da lavorare, ma sicuramente ci sono i presupposti. Tante critiche ingiuste e ingiustificate dopo il pareggio di Bianco, e oggi allo stadio comunale di Lazzaro, intitolato a Pepe Nucera, ha tirato fuori i denti e le unghie e si è visto veramente un grandissimo Borgo Grecanico che ha giocato al tiro a segno. Ci voleva veramente il pallottoliere per fare la conta delle numerose occasioni, purtroppo fallite in maniera clamorosa. Mister Antonio Cormaci. Mi fa piacere che ha visto le nostre occasioni da gol, che oggi sono state tante, ma o voi per il terreno di gioco, voi per errori nostri, per errori del singolo e via dicendo, non abbiamo chiuso la partita, abbiamo rischiato anche il pareggio. È pur vero che loro hanno segnato su un gol che noi abbiamo fatto in modo regolare, anche perché complice il vento gli attaccanti non hanno sentito e non se ne sono accorti che un loro giocatore a centrocampo è rimasto a terra. Il nostro gol era regolare perché il difensore ha continuato l'azione, il portiere pure, però per evitare tante polemiche abbiamo deciso di far segnare Lazzaro. Un episodio che si vede solo nei campionati inglesi. Sì, questo forse ha un po' influito sulla nostra prestazione, nel senso che se un allenatore si alza e gli dice ai suoi giocatori di far fare un gol, può essere pure che questo possa portare delle negatività, però noi onestamente abbiamo continuato a giocare, abbiamo sudato la vittoria perché questo era importante, perché in un campo del genere dove la palla salta in questo modo e tutto il resto, la nostra squadra poteva trovarsi in difficoltà. In qualche azione è successo, però se andiamo a fare la conta, io credo che la vittoria sia stata strameritata per voglia, determinazione, coraggio, e poi alla fine abbiamo subito poco, anche perché loro, i miei giocatori prendono le multe se protestano. Quindi noi abbiamo messo questa regola, l'abbiamo messa dentro lo spogliatoio, perché non ci interessa protestare con gli arbitri. Su noi c'è un rigore solare su Zaccone, che poteva chiudere la partita prima, poi è entrato Nunzio Martino che ci ha fatto respirare gli ultimi minuti, anche perché in un'occasione potevano benissimo pareggiare, perché loro hanno giocato col cuore tutta la gara, anche se poi sono stati in inferiorità, ma per colpa loro, perché non credo ci fosse il primo rigore, e sulla protesta è stato ammonito il capitano, che forse per questo poi per simulazione è stato espulso, quindi non è perché uno cade in aria il rigore. Noi domenica non ci è stato dato un rigore sacrosanto, se tu vai a rivedere le nostre immagini, di noi non è andata in campo, non è andata a protestare nessuno, ma non perché non pensavamo fosse il rigore, perché è giusto non dare una mano anche all'arbitro, perché l'arbitro l'ha visto in quel modo. Andare a protestare dopo il rigore non te lo dà, al massimo uno si becca l'ammonizione. Quindi questa è la nostra mentalità che dobbiamo avere, questo è un campo difficile, le condizioni climatiche l'hanno resa ancora più difficile, però devo fare i complimenti ai nostri ragazzi, perché abbiamo fatto un'ottima prestazione, e poi se andiamo a rivedere l'azione del primo gol, penso si veda poco nei campi di calcio un'azione corale in quel modo, quindi va bene così. Ora sabato riposiamo, che riposa il campionato, e poi subito dobbiamo pensare al match difficile in casa, visto le nostre problematiche che abbiamo in casa, dove abbiamo perso 4 punti. Avete vinto più volte fuori casa, 4.
o 4-5 ora non ricordo, ma non è questo il problema. Il problema è che se una squadra viene dal primo secondo a perdere tempo e l'arbitro glielo permette, poi noi possiamo andare in difficoltà. Poi tutte le partite hanno una propria storia e quindi magari se sblocchi subito diventa più facile e tutto il resto. È così, il calcio è questo, le partite sono tutte difficili, diventano facili quando sei bravo a interpretarle, quindi godiamoci questo primo posto, non so gli altri risultati, ma dobbiamo pensare a noi stessi prima di tutto, quindi faccio davvero ancora i complimenti ai nostri ragazzi perché oggi non era facile in queste condizioni venire a fare bottino pieno. Per battuta l'altro giorno abbiamo detto al bomber Nunzio Martino, adesso tocca a te. Sì, mi sono fatto trovare pronto dal mister Cormaci e mi ha detto guarda entra Nunzio e aiutami tu per sbloccare questa partita, per metterla al sicuro. Ho dato questo obiettivo al mister, l'abbiamo raggiunto insieme con la squadra, abbiamo lavorato molto bene in queste due settimane. Diciamo che contro il Bianco abbiamo avuto un lapsus tutti quanti, abbiamo oggi dimostrato che siamo un grande gruppo e una grande squadra. Venire qua a Lazzaro in questo campo di terra a giocare in queste condizioni non era molto facile per noi perché siamo tutti dei ragazzi qualitativamente molto bravi a giocare la palla a terra. Come hai fatto a ipnotizzare quel pallone Monello insidioso? Allora, biggioso, capriccioso. Allora diciamo che ieri con il mio compagno Ivan Jelo, scherzando in allenamento, abbiamo fatto la stessa identica azione, tagliando dietro la difesa. La fortuna ci ha assistito anche oggi. Questo lo dico sempre e lo dirò sempre, questo gol lo dedico sempre a mio padre che è il mio angelo e mi ha sostenuto anche oggi in questo piccolo gol che ho fatto e dedico anche alla mia squadra questo bellissimo gol. RIP.